Salve, qui è Viaggiare Felici, Italia 1, in compagnia di Federico Benvenuti, Fabio Gianettoni, Fuori Stefano, il nostro inviato principale Matteo. Proprio lui, camera, non manco mai chiaramente. Allora ragazzi, cosa stiamo osservando oggi? Scopriremo i leoni marini e i pinguini. Siamo a Ushuaia, nella terra del fuego, e stiamo attraversando il fantomatico canale di Beagle. Guardate, siamo tornati dalle montagne innevate, siamo in mezzo al mare ma siamo comunque ben coperti. Stiamo andando a osservare il leone marino nel suo harem. Cosa ne pensi, Gianettone, del leone marino? È un animale molto fortunato. Dominante. Maschio dominante, 20 passerine tutto per noi. L'animale più fortunato adesso. Noi vorremmo essere leoni marini anche noi. Tutto noi. La nostra società è un po' il folle della natura. Ci tirano sempre in ballo queste cose in questi momenti. Comunque, tutto molto bello, ci stiamo divertendo. Le giornate scorrono alquanto vivaci e piuttosto variopinte. Sì. Questo è il passaggio del paesaggio tropicale. Questo è il tipico passaggio argentino. Ricordiamo che siamo a 3500 km dal polo sud e a quanti dal polo nord? 18.000. E a 18.000. Penso che domani andremo al polo nord. Sì. Domani si va al polo nord e ormai andiamo all'aereo. No, tutto molto bello, dai. Sono soddisfatti. Fa un po' freddo, come vedete. Vedete, siamo imbacuccati. Con la panta calza, con la maglietta famosa che laveremo solo fra 11 mesi. La fatidica maglietta. Con le berrette del Boca. E niente, Gianettone fa le foto, si sente un turista oggi, un turista in pensione. È uscendo da una giornata di crisi, però sì, ha avuto una brutta giornata ieri. Grande ragazzi, siamo Italia 1. Sì, oggi siamo tornati in forma. Dai, e niente, adesso sto dicendo che il maschio dominante del leone marino è molto geloso delle femmine. Sì, è un grosso chiavatore. Questo fa un freddo, veramente non riusciamo a trasmettervi il freddo, ma madonna se fa freddo. E niente, dai, ci sentiamo dopo, restate con noi. Io incontro i pinguini. Gli altri ragazzi li abbiamo persi. La montagna di Madrid ha un freddo. Vai, adesso. Ragazzi, siamo nel profondo sud dell'Argentina, oggi siamo a El Calafate, a 10 km dal ghiacciaio Perito Moreno, e questo è il panorama che ci circonda. Guardate che bello, cime innevate, è una vasta bassa vegetazione, mentre questo che vedete davanti ai vostri occhi è il lago Roca. Bello, guarda com'è azzurro. Oggi è una giornata splendida, c'è un bel sole, sono in maglietta e pantaloncini, si sta veramente bene.
sto facendo una bella scarpignata. Guardate che bello. L'aria è fresca e il cielo è limpido. Meglio di così. Pensate che non è facile vedere con quelle cime innevate, un bel laghetto così e poca gente. Soprattutto poca gente. Sono soddisfatto. Una bella giornata, penso che dopo mi butterò anche in acqua. Nei dintorni ci sono quantità industriali di mucche, di guanacchi e di pecore. Tutto molto bello. La temperatura si aggira sui 21 gradi. C'è parecchia gente che sta campeggiando nell'altro lato del fiume, del lago, scusate. E niente, dai. Adesso vediamo come procedere. Penso che andrò laggiù in fondo a toccare l'acqua e forse fare il bagno, dai. Quindi sono sempre il vostro reporter Matteo Fuoli, qui dall'Argentina, è tutto. Ciao. Ok ragazzi, benvenuti al ghiacciaio Perito Moreno. Questo ghiacciaio è l'unico considerato stabile. Scusate la maestosità e la pigmentazione sull'azzurro. Impressionante. È lungo 70 km ed è alto più di 60 metri. Ricordo che siamo in Patagonia, vicino al Calafate. Guarda che bello. Ma è imponente, è pieno di tunnel, quello che avete sentito. È dovuto alla rottura del ghiaccio del tonfo dell'acqua. Bello. Qui fa un gran freddo, chiaramente, però è sopportabile. Il viaggio fin qui vale tutto il biglietto. Ok, un altro panoramico. Bello. Adesso andremo più giù e ci saranno cose interessanti, ve le mostrerò. Ok? Dopo. Ciao ciao. Ok, al momento ragazzi ci troviamo nel Parco Nazionale Los Glaciares, sopra questa favolosa cascata. Adesso vi faremo vedere un po' come si sta svolgendo. Guardate intanto il panorama, non bellissimo. Ma comunque di sono panorama. Volendo vale anche di volta. Guardate che bello. Praticamente siamo in Patagonia. Sai cosa? Sembra che non sia prospettiva di qua. No. Sembra tutto vicinissimo, è già attaccato. Si vede la suinata. Guarda, è un po' impressionante questa cosa. Io, di solito, un po' spettinato, un po' no. Aspetta.
Allora. Cioè, non tiro un bel freschino qua sopra. Come si fa? Sì, un bel sole, fa. Tiro un po' di vento, ma fare più, ma fa parecchio caldo. Bello la Patagonia, così selvaggio, guarda, non c'è una casa, non c'è niente. Fantastico. Bello, eh? Tutto rizzotto. Italia 1. Ok, sempre del Chalten. Siamo arrivati in questo posto qua, sopra questo monte, c'è questo lookout. Notate che non ci sono case edificate. Questa è la Patagonia. Sono solo le strade per raggiungere il luogo. Basta. La più steppa. Delle belle facce. Siamo arrivati anche qua. Un lungo viaggio attraverso gli anni. No, no, è stato. Una traietta conquistata. E dai, un altro obiettivo raggiunto. Dai. Domani ci fermiamo ancora qui. Andiamo a fare un altro po' di trekking per vedere quello che ci manca. Obiettivo 4. Qual è il quarto obiettivo? C'è niente, no? Ah, sì. Sì? Sì, questo è il suo show. È l'altra tappa. Il quarto. Sì, ieri eravamo al Calafate. Il quarto capitolo. E il Calafate e il Chaten, Ushuaia, Buenos Aires. Poi facciamo Perito, Moreno, la città. E poi dopo Bariloche. Poi? Poi dopo facciamo Mendoza, Cordoba, Penisola Valdés, ritorniamo a Buenos Aires, Penisola Valdés, Natale, Punta dell'Est, Montevideo, poi andiamo a vedere Iguazú e poi entriamo in Brasile. E dopo c'è il Brasile che chissà quanta roba c'è da fare ancora, non ci pensi a neanche, no, no, no. C'è solo da... a diventare lovi? Se no sogniamo troppo parlando del Brasile. Ok, allora a presto, ciao ragazzi e ragazze, stiamo per raggiungere il tetto del mondo. Allora, il tetto del mondo. Quanti metri saremo, Fede? Su 2000, 1008. Quello lì è 3008. 3004. Saremo su 2000. Io so solo che abbiamo fatto, siamo partiti da là dietro le colle, gli abbiamo girato tutto attorno e adesso siamo arrivati qui. Mica finita, eh? Oh, Zanettoni! Non è mica finita, eh? No, ma c'è ancora un po'.
Dai. Sei cotto? Siamo distrutti. Dai, manca poco. Non siamo nemmeno ancora a metà del 300. Io sono sudatissimo. Si vede? Voilà. Ok, dai. Ciao mamma. Ciao. Zanettone è carico adesso. Va a toccare la neve. Andiamo a toccare la neve. Qui finiamo in fondo, dai, fiero. Dice sei sopra e arriva a valle, Fabio. Zanettone! È fresca. Tieni la testa, sento. Tutto. Fa la valanga? Sto vediamo. Sì. Aspetta, hai mai bagnato? Devi fare. Sto facendo il video. Sta andando. Però, tieni. Un bella rinfrescata questa altezza. La sport. Adesso pesca. Bella, Siamo andare. Qua. Dobbiamo andare là, ragazzi. Dobbiamo andare là sopra. Dai, perfetto. Quello è il Fitzroy, per chi non lo sapesse. È il Serro Fitzroy. Andiamo, Dai. Ciao ragazzi, vi faremo sapere più tardi. Ciao. Tadan. Questo andata e ritorno si camminano 25 km. Questo, ragazzi, è lo scenario che ci si presenta davanti. Guardate che bello. Il lago blu. Il picco del Fitzroy. E questo invece è un altro lago gelato. Guardate. Sì, sì, si vede. Bello. E là dietro, qui c'è Giannettoni. E là dietro c'è la città. Allora, sei soddisfatto? Molto, 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 molto. Mi piace il charter. Sì, non è male. Gran lago gelato. Gran picco. E gran lago blu. Allora mio fratello è caduto dentro. Sì, l'abbiamo perso. Cioè un tento, si erediti il bagno tutto da solo. Poi ci abbiamo anche più soldi da spendere per la vacanza, ragazzi. Ma il porticato? Lo lasciate lì? No, se l'avrai in albergo. Speriamo, Se la portate con lui è uno strozzo di merda. No, bello comunque, tutto molto bello. Sono, immagino di essere, sono rosso? Falco o un'aquila, ragazzi. Un falco o un'aquila? Dove? Vai là. Quella là. Un'altra più facile. No, molto bello, molto bello. Mai visto. Bene, ok, vi faremo sapere. Ciao.